Gabriele, mi hai appena detto, non mi è mai capitato in carriera una rimonta del genere. Ieri tredicesimi, oggi si è conclusa la tappa, secondi. Una giornata assolutamente positiva per voi. Sì, dà dell'incredibile aver recuperato così tante posizioni in sole tre prove. Devo dire che ieri abbiamo lavorato male tutti quanti, io per primo, ho anche messo un po' di nervosismo a bordo che non dovrebbe succedere, però poi come i grandi equipaggi, i gruppi forti, ci siamo parlati, abbiamo detto questa non è la nostra posizione, dobbiamo fare meglio, non ci siamo posti obiettivi per la giornata di oggi, unicamente divertirsi e regattare bene e sereni. È stata una giornata stupenda per noi, due primi e un terzo, grazie al nostro timoniere Guido Miani che ha fatto delle partenze perfette e che hanno semplificato di molto quelle che sono state le mie chiamate, una condizione della barca anche ottimale e anche dovuta a Nevio Sabadin che è il tailor che ha lavorato molto bene di bolina. Devo dire che oggi le condizioni erano difficili perché in bolina a mura dritta avevamo un'onda molto formata in poppa che spingeva, quindi bisogna essere molto abili a fare sia velocità che angolo. Tendenzialmente potevi cadere nella trappola di andare basso e velocissimo che non andava bene, noi abbiamo ottimizzato questo angolo, quindi anche questo è stato uno dei nostri segreti di oggi. E la rimonta è dovuta anche dal livello della classe che, seppur con meno barche, si è innalzato di parecchio. Di conseguenza si iniziano a vedere, a parte il primo al quale faccio i complimenti, Perazzo, che ha fatto veramente tutte le regate benissimo, gli altri invece sono incappati in regate bene, buone e in regate meno buone. Questo significa che il livello sta crescendo, di conseguenza non bisogna mai mollare, si può fare grossi recuperi facendo due primi e un terzo, noi l'abbiamo dimostrato oggi. Quindi sono felicissimo di questa rimonta. Grazie mille. Grazie.